Una bella canzone, molto romantica, molto dolce, anche se maliziosa nelle parole. Le 11.35 Radio DJ, il titolo era Loving is Easy, loro si fanno chiamare Rex Orange County. È DJ Chiam Italia ed è anche l'ultima mezz'ora della settimana. Caricato a pallettoni è arrivato Aldo Rock, oggi decisamente intenzionato a rompere una roba che faceva la rima con pallettoni. Tornato. È la legge del rospo questa. Qual qui. È? Qual conoscete qual è? La legge del rospo? No, no. Ogni mattina bisognerebbe ingoiare un rospo. Da qui il termine ingoiare sì, il rospo? Sì, per essere sicuro di non dover affrontare niente di più terribile durante la giornata. E quindi perché ingoiare un rospo fa schifo. Certo, sai quanti rospi che mentre vengo qui in bicicletta, apro la portiera, via un rospo, con lo scooter mi taglia la strada, via un altro rospo. Sì, sì. È così, però io sono mi hanno qua. Detto che le stavi per prendere dal marito di una nostra disc jockey, che non indicherò. non faccio commenti. No, ma non farli, non perché ti conviene, ci tengo. La tua economia. Buongiorno uomo. Beh, buongiorno a tutti. Allora, come state? Benissimo, grazie. Sì. Ti devo ringraziare, anzi, perché mi hai riportato alla mente un libro meraviglioso che ho perso. Mi sa che te lo rubo adesso. No. Mi era arrivato un po' di tempo fa, poi nel casino della mia scrivania si è perduto. È un libro bellissimo, me l'hanno prestato. Questo è un libro che dovresti leggere tu, Nicola. Che bello. Si chiama Atlante delle isole remote e il sottotitolo è bellissimo. 50 isole dove non sono mai stata e mai andrò. Beh, cioè quindi dei posti veramente a casa di Cristo. Tra i due litiganti il terzo prodotto. No, è bellissimo, molto bello. Buon piano. No, da lì puoi capire, da queste isole ce ne sono tantissime, ma ce ne sono alcune dove veramente non c'è niente. Da qui il fascino del bel niente. Noi italiani in questo periodo ci siamo un po' abituati ad avere un bel niente. Ecco, oggi vi voglio spiegare cosa c'è dietro questo bel. A volte c'è il fascino, a volte ci sono delle persone, ad esempio questo marinaio di fine 800, questo californiano Benning, una delle isole si chiama Socorro, sì. È a largo del Messico, della Bassa California, nell'Oceano Pacifico, e lui per tantissimo tempo si è imbarcato sui velieri per arrivare in posti deserti. Sapete che il sogno di molte persone è naufragare nell'isola deserta. E naufragarne dolce in questo sì, mare. Sì, però qualsiasi isola può essere il paradiso, ma anche l'inferno. Però quando gli chiesero al signor Mr. Benning, ma cosa hai trovato lì? Un bel niente. Ma cos'è che ti piace? Mi piace il fascino del bel niente. Ecco, quindi ci sono queste isole. Poi non dimentichiamo che da noi adesso va molto anche il beato pazzo. No, è un po' sinonimo del bel niente. Il fascino del bel niente alla fine dell'Ottocento, delle grandi esplorazioni, era un po' per affermare così la potenza degli stati. Certo. Infatti ci sono queste isole, non so, l'isola Rodolfo è vicino all'Artico, in pratica, nel Polo Nord, un posto veramente dove non c'è niente. Beh, grazie, un posto inospitale. Inospitale, oppure l'isola di Pietro I, qui siamo dalla parte opposta nell'Antartide, anche lì ci sono dei posti dove fai fatica anche a arrivarci, l'approdo con la barca è difficilissimo, oppure me ne viene in mente uno che sono le isole Kerguelen, queste non c'è niente, le trovate soltanto se attraversate con la barca a vela gli oceani. Ma perché oggi parlo del bel niente? Perché comunque noi dovremo prepararci, anche tu Nicola, dovrai prepararti prima o poi a essere un turista spaziale, a un colonizzatore di altri pianeti, perché prima o poi arriveremo. Ma non è mica facile, perché comunque se c'è una cosa veramente inospitale, veramente pericolosa, veramente pronta ad ucciderti, è lo spazio. Andare via da questa terra. Ecco, se lo facessi mai, sarà mia cura farlo non con te.
Perché devi dividere la dinamica di gruppo. La dinamica di gruppo, quando basta una barca a vela per litigare, figuriamoci una navicella spaziale con Calandro. Sai cosa farei io? Aprirei il portellone. Immaginate che questa è la nostra astronave. Sì. Cioè, pensate alla territorialità. Michia, la combo, cioè, Calandro Linus. Cioè, lì capisci, la privacy. Cioè, qui abbiamo quante telecamere. Gianluca e Cristian, cioè, guardali. Te li porti dietro? Secondo me sì, perché Federica, Benedetta e Alessia, le porti? Sì, dai, sì, perché comunque, andiamo con loro. Perché comunque più siamo, meglio è. Sì, ma più se vengono loro è meglio. Lì. Più siamo diversi, è bellissimo. Uomo, puoi incontrare persone che hanno attraversato deserti, galleggiato su calotte di ghiaccio e camminato nella giungla aprendosi la strada a colpi di macete, ma nella cui anima non c'è niente. Impara l'arte del viaggio, guarda le cose che ti circondano con occhi sempre nuovi, osservale per davvero, scoprirai quanto grande e interessante è il mondo che ti circonda. Il mondo ti appartiene, dentro e fuori di te, e ce l'hai lì a portata di mano. Viaggia per il mondo e fa ciò che la tua anima ti ordina, che il Dio ti ricompensi. Sometimes I get so and no doubt about it, Mavis Staples, questa è Radio DJ. Cosa stai blaterando fuori onda? Adesso lo qua Radio DJ, sa, vero? Di superiorità. Prima ho chiesto a qualcuno se conosceva Jeff Tweedy e nessuno conosceva. Io Mavis Staples l'ho già tu sentito. Puoi sapere tutto di una certa cosa, ma non puoi sapere tutto e basta. Questa è una frase da Aldo Rock. Bravissimo. Okay, ci sono, te ne dico un'altra. Ci sono persone, e sono la minoranza, attenzione, sì, che con poco riescono a fare molto, e ci sono persone, la maggioranza, che con molto riescono a fare poco. Segnati anche questo. Con poco riesci a rompere tanto le palle. Questa è una certezza, ma ti vogliamo bene per questo. Eravamo rimasti alle dinamiche di gruppo, che sono complicate da gestire. Ma no? Non è non solo, cioè, per, come si dice, andare d'accordo nello spazio è una cosa complicatissima, perché, come dicevo prima, è un ambiente ostile, sfidante, ed è forse, magari gli alpinisti non sono d'accordo, gli alpinisti estremi, quelli dell'Everest, di aria sottile, eccetera, eccetera. Però per sopravvivere è l'unico posto dove veramente devi seguire delle linee guida, perché se no muori. Lo cioè, spazio, intendi? Sì, lo spazio, nell'astronave, cioè non puoi fare tutto, cioè sei super controllato, ci sono telecamere, cioè le tue, ma anche le tue funzioni. Fa paura, il ritorno lo trovo no, c'è una, cioè, il rientro, no, il rientro è... Non è tanto il rientro. Beh, comunque si infuoca nell'atmosfera. La sindrome che avviene maggiormente, quindi quello che ti crea stress, disordine, eccetera, è il tre quarti di viaggio. Infatti si chiama la sindrome del tre quarti. Cioè quando sei a tre quarti... Quando sono tipo a Forlì, devo andare a Riccione, li vado a Forlì. Al trentesimo il tre quarti del viaggio è veramente complicato. Ci sono, diciamo che ci sono dei problemi tipo claustrofobia. Mamma mia, la noia. Hai un po' di rescue remedy che me lo... Sai che ad esempio hanno fatto gli esperimenti, perché quando nella la nostra stazione orbitale a 45 minuti di notte, 45 minuti di giorno, e quindi il giorno... Continuamente? Sì, continuamente. E quindi il giorno, le nostre 24 ore corrispondono a 90 minuti. Quindi hanno cercato di studiare un'organizzazione del lavoro prima in base ai 10 giorni. Quindi facevano una giornata lavorativa di 10 giorni, con 2 giorni di riposo, no? Hanno visto che non funzionava. Allora sono tornati a fare la solita settimana di lavoro come da noi sulla Terra, perché comunque il nostro ciclo è abituato al ciclo terrestre. Noi siamo nati sulla Terra. Il nostro sistema mentale. Cioè, è tutto. Fanno il weekend. E allora cosa fanno il sabato e la domenica per combattere la noia?
c'è lo svago, quindi fanno magari nel passaggio, c'è stato qualcuno che ha fatto rappresentazioni teatrali, comunque dei giochi, delle dinamiche di gruppo, cioè delle recitazioni, delle quello cose. Quei baffoni che suonava la chitarra. Lo faceva il sabato e domenica spaziale. No, anche perché ci sono stati veramente dei problemi tra gli astronauti, ma anche tra astronauti e personale di terra. C'è stato su una navicella, a un certo punto tre astronauti hanno litigato con quelli di terra e per 24 ore hanno staccato tutto. Però c'è una cosa molto bella nello spazio. Quale meraviglia è vedere il mondo intero da un finestrino, dal profondo dello spazio, specialmente se quel mondo è casa vostra. Dallassù vi domanderete perché non riusciamo a vivere insieme senza ferirci, senza offenderci. Dopotutto siamo uomini, membri di un'unica specie, abitanti dello stesso mondo. Il vostro viaggio nello spazio vi renderà consapevoli di quanto siamo fragili e unici, di quanto lo sia la Terra. Non c'è nulla di simile nel nostro angolo di universo. Mi piacerebbe che ce ne fossero altri di mondi, simili al nostro, ma non possiamo chiedere troppo agli dèi. Auguri per la vostra grande avventura. Auguri, uomo. Ci stava bene l'una di Gianni Togni. State ascoltando Radio DJ, siamo ormai in chiusura, un paio di minuti e poi ci salutiamo. Siamo con Aldo Rock che oggi è fissato con lo spazio. Come mai ti è venuto questo pensiero? Ma perché... Come si è affacciato lo spazio nella tua vita? Noi siamo circondati da esperienze spaziali. Se non sbaglio, in questi giorni c'è un meteorite che sta passando, tra l'altro anche abbastanza grande, però sta passando... vicino alla Terra. Relativamente, milioni e milioni. Pensavo avessi letto del suono che hanno mandato al pianeta che potrebbe essere abitabile della Terra. Nei giorni scorsi hanno inviato una cosa un po' tipo incontro ravvicinati del terzo tipo. Vi chiedo scusa, Aldo, a questo proposito vogliamo coinvolgere il discepolo. Il discepolo? No, oggi non lo coinvolgiamo. No, come l'altra volta, lo facciamo entrare. Zitto. Va bene, allora facciamo entrare il discepolo, che mi sembra... Zitto però, mi raccomando, Lu, tu sei qua. Non rovinare la regola. Allora, quale sono discepolo? Sai che il discepolo... Cosa non ha ancora detto delle cose che avevate pensato di dire? Ha detto tutto. Ecco, quali sono secondo te le tre qualità che bisognerebbe avere per andare nello spazio? Tu, Nicola? Ah, convivenza con gli altri. Sì. No? Sì. Doti fisiche. Sì. E ci sei? Tipo una laurea in ingegneria di qualcosa. Guarda, ci sei. Conoscenza, ci sei vicino, perché ci vuole la pazienza, ecco, di un monaco. Ok. Quindi il coraggio, escluditi, di un guerriero. Quindi puoi includerti. L'immaginazione di un bambino. Ok. Purtroppo il primo dei tre punti tu non ce l'hai, quindi... Lo so, io sono ancora un po' Peter Pan. Ma sai cosa diceva Wendy a Peter Pan? Cosa diceva? Ti insegno a volare e ti insegno anche a cavalcare i venti. E via che si va. Me ne vado. Bravo uomo. Ciao. Ciao Cristian, ciao Gianluca, ciao ragazze. Ciao. Chiama.